Buonasera a tutti ragazzi, eccoci qui alla nuova puntata di A tutti con i prof. Questa sera abbiamo con noi il ciclista danese della De Koenig, Mikkel Honoré. Buonasera Mikkel. Buonasera a tutti. E saluto anche la nostra inviata Kimberly Scarini. Ciao, buonasera a tutti. Allora, Mikkel, ti faccio io la prima domanda. Tu sì, sei di nazionalità danese, però è inutile dire che hai un grandissimo rapporto con l'Italia, perché vivi in Italia da un po' di anni, da quanto abbiamo avuto modo di leggere. E quindi volevo chiederti. E cosa ti lega all'Italia più di altro, diciamo, e qual è appunto qual è il legame che hai con l'Italia e quello che hai con invece la tua nazione natia, diciamo. Allora, diciamo, per me l'Italia forse uno dei più belli paesi al mondo, da tutto, da cultura, da mangiare, dalla lingua italiana, è veramente una lingua bellissima e anche tanto complesso. E no, penso Italia anche come si vede al Giro d'Italia quando viaggiamo in tutta Italia, è un paese con diciamo, landscape molto diverso tra le montagne, al mare, alla campagna, alle Dolomiti, alle Alpi. È un paese molto, molto diverso dal resto del mondo e tanto, tanto speciale per me anche. Dopo che ho vissuto qui per un paio di anni e poi soprattutto la vostra passione per tutto il ciclismo è veramente, veramente un piacere vivere qui come una ciclista professionista. La prossima domanda te la faccio io ed è una domanda di rito con cui iniziamo sempre le nostre dirette. Come stai? Sto bene. Ho finito stagione con il Giro, non lo so neanche quando sarà un po' più di un mese fa adesso. Ho riposato bene, ho fatto quasi 4 settimane fermo, un po' viaggio con la famiglia in Danimarca, un paio di giorni e poi sono tornato a casa e sai. Avevo bisogno di staccare, di riposare la testa totalmente. Dopo il giro sono andato ai miei dalla mia ragazza a Treviso, poi stato un po' giù a Imola a fare anche la Oglio, che sembra una cosa che mi sono interessato. E poi no, niente, adesso ho cominciato tranquillo a allenarsi di nuovo e sto, sai, iniziando preparazione per la stagione prossima. Durante questa stagione che si è appena concluso, hai avuto tante soddisfazioni. Qual è quella che nomineresti, dovessi sceglierne una? Allora, per me ovviamente è stato il secondo tappa al giro con l'arrivo a Agrigento, dove ho fatto un terzo posto, dove mi sono sorpreso anche a me, però è stata una tappa importante per la mia carriera perché è stato, sai, il posto dove magari riesco a capire qual tipo di corridore sono e cosa devo puntare per il futuro. E poi più importante di quale specifici lavori che devo fare per migliorarmi come corridore, per quello è stato più quello, in generale anche il Giro d'Italia,
avere la maglia rossa in squadra per così tanto tempo è anche stato tanto emozionante. La mia prossima domanda è proprio legata a questo, al Giro d'Italia e alla maglia rosa di Joao. Siete stati di grande supporto per lui, anche e soprattutto nella tappa dello Stelvio. Raccontaci un po' cosa vuol dire essere la scorta della maglia rosa. Tanto c'è sempre tutte le persone, non solo il gruppo, ma anche dalla televisione che ti segue, ti vedo cosa fai tutto il giorno, ogni tappa. E ovviamente c'è più pressione avere la maglia rossa in squadra e devi sempre stare con concentrazione in più e capire. Sai, avere sempre preoccupazioni per tutto durante la corsa e per quello ci metto un po' energia ogni giorno per difendere la maglia, non solo per la maglia rosa, ma anche per tutta la squadra. Ma alla fine è anche così, come si dice, emozionante che ti dà anche un'energia in più e ti dà la grinta e è stato veramente bello avere lui in la maglia e poi anche per me condividere la camera con lui è stato una bella esperienza. Tu sei molto giovane, sei professionista solo da qualche anno. Raccontaci qual è stato il più grande cambiamento quando sei approdata alla De Koenig. Penso che sia adesso devi solo pensare a fare i tuoi allenamenti bene, ovviamente devi sempre pensare bene a tutto, la nutrizione, al recupero, eccetera, però da dilettante alla fine eri da solo a organizzare tutte le cose come diciamo i viaggi, alimentazione, allenamento, avevi un allenatore però non a stesso livello, quindi da prima mi organizzavo anche i ritiri da solo, eccetera, e adesso c'è tutto più o meno organizzato per te, per fare tutta la tua vita da corridore più facile e semplice possibile. Quindi, secondo me, questo è la più grossa cambiamento quando passo da professionista. Allora, adesso che la stagione è finita, raccontaci come ti alleni, se ti dedichi esclusivamente alla bici oppure fai anche altre discipline come la mountain bike o la corsa a piedi. Sì, a me piace fare un po' cose diverse perché più importante in questo periodo è anche staccarsi da testa, ma stare sempre un po' attivo. Quindi faccio altre discipline come la mountain bike, esco tanto in mountain bike, mi piace un sacco perché stai nelle bosche. Totalmente privato, non c'è le macchine, c'è niente, sei in montagna libera. E poi in questo periodo faccio anche tanto corsa da piedi e anche una cosa che mi piace, che secondo me è importante come ciclista, di sempre ricordare il corpo anche le altre discipline sportive che per la fine ti dà diciamo un po' di equilibrio per quando rinizi la stagione, perché è tanto sempre stare in bicicletta è importante anche fare altri sport, secondo me. Quali sono i tuoi obiettivi per la prossima stagione? Allora sto ancora pensando e capendo bene, perché l'anno prossimo c'è anche la Olimpiadi a Tokyo, che per me è sempre stato un sogno. Sono partecipato alle Olimpiadi giovanili nel 2014 a Nanjing, e dove ho vinto anche il cronometro. E per quello, da lì, dopo quella esperienza, è sempre stato il grande obiettivo per me di fare anche un'Olimpiadi vero. E sarebbe ovviamente un sogno se potevo andare lì, ma
diciamo anche il livello in Danimarca e non è tanto, non è facile essere anche convocato per lì, però voglio provare, poi sarebbe. Michele, non ti sentiamo Devo più. Ok. ancora capire bene con la squadra. Tra i tanti corridori, tu sei molto giovane, quindi avrai sicuramente un corridore di riferimento. Qual è il corridore che ti ispira di più? Uno che corre adesso Quello che o preferisci, il corridore del tuo idolo, diciamo così. allora da giovane ho sempre seguito, diciamo, mi ricordo la vittoria benissimo quando avevo 15 anni, penso, quando ho vinto Philippe Gilbert il mondiale in Olanda su Kauberg, quello Philippe Gilbert è stato un grande idolo per me. E poi 2 anni fa, quando facevo la stagista di Koenig, era con tante emozioni condividere la camera con lui e correre con lui. Mi ricordo la mia prima corsa o seconda come stagista, era sua prima gara dopo che è stato fuori dall'incidente al Tour dove ha fratturato il patella e lì fare quel corso lì che lui abbiamo vinto con lui è stato tanto speciale per lui e dopo siamo rimasti anche buoni amici e per quello secondo me Gilbert è stato un grande idolo e tanto uno che mi piace come corre. E invece in fatto di corse, escluse le Olimpiadi, qual è la tua corsa preferita? Buona domanda, dico come dopo stare 2 anni a Bergamo, penso la corsa che l'ho fatto prima volta quest'anno, che ho avuto tante emozioni, era fare la Lombardia, purtroppo non è finita come volevamo dopo l'incidente con Remco, ma la Lombardia è una corsa per me molto bella e anche una cosa che mi piacerebbe fare bene nel futuro. E se no, se dovevo scegliere un grande giro, sicuramente il Giro d'Italia è veramente una gara anche tanto più bella del mondo. A proposito di Giro d'Italia, il giro di quest'anno ha un significato un po' particolare per te, perché alla cronometro di Conigliano è successa una cosa che ha incuriosito un po' tutti. Raccontaci un po' cosa è successo. Ho pensato per tanto tempo di stare, diciamo, sposarci Madre Lisa e alla tappa Conegliano, dove è l'unica tappa che lei poteva venire al giro, tranne l'ultima a Milano, poi è l'unica dove poteva venire sua famiglia, eccetera, perché era Treviso che è abbastanza vicino, e perciò avevo organizzato e pensato e deciso di chiedere la mano a Madre Lisa. All'inizio volevo fare un paio di ore prima la corsa per stare tranquilla, ma con la diciamo, la discorso della bolla, eccetera, è stato complicato, perciò ho dovuto fare veloce appena prima la partenza e niente bacio, niente diverso per la storia del Covid, ma diciamo che è stato tanto bello e emozionante. Alla fine non avevo mai immaginato che è andato così, diciamo, pubblico, perché alla fine non era diciamo, l'obiettivo per me, ma è stato bello e anche tanti dopo che mi hanno scritto, grazie per la speranza sono felice che ho dato qualcosa anche a diciamo al pubblico. A proposito, noi abbiamo una piccola sorpresa per te,
perché come ti ho detto, questa della proposta è stata un evento che ha interessato davvero tutti quanti e ha incuriosito anche noi, quindi noi abbiamo voluto farti una sorpresa che adesso ti mostriamo. Ciao agli amici di Cerano Welta, complimenti per il lavoro che state facendo, so che questa sera avete come ospite Mikkel, quindi gli voglio mandare questo messaggio, mi avete chiesto di raccontare un po' le mie emozioni della fatidica giornata della proposta. E niente, io ero a Milano, venerdì sera, stavo lavorando alla partita dell'Eurolega che è finita abbastanza tardi, quindi verso mezzanotte ho deciso di partire e tornare a casa a Treviso per vedere la tappa del giorno dopo, il cronometro di Conegliano. E quindi ho scritto ai miei amici, guardate che torno, così mi accompagnate a vedere Mikkel. E i miei amici ovviamente già sapevano, quindi complici, mi hanno detto sì, dai che ti accompagniamo, mia nonna pure. Quindi siamo arrivati lì. Che mi aveva detto guarda ci vediamo prima della partenza, non dove c'è la confusione eccetera, quindi vieni un attimo un po' prima. Sono arrivata, lui è arrivato in bicicletta, pensavo mi salutasse velocemente, invece è sceso dalla bici, si è inginocchiato, mi ha fatto vedere l'anello e sono scoppiata a piangere. È stata un'emozione indescrivibile, un momento bellissimo, diciamo che dopo 5 anni era il momento giusto e niente, poi lui è partito per la crono, io sono andata a festeggiare con un bicchiere di spritz di vino bianco con mia nonna e i 3-4 amici che avevo con me. Quindi diciamo è stata veramente una giornata emozionante che ancora adesso fatico a realizzare. Il video non è andato, non so. Non l'hai visto? No. Come no? Oh. Allora, c'è la scheda your browser failed to play the video. No, allora, era un video di Marilisa dove ha raccontato quella che è stata la sua giornata. Te lo mandiamo assolutamente perché lo devi assolutamente vedere. Ah, mandamelo dopo. Sì, sì, te lo mandiamo sicuramente. E cosa ha detto? Ha detto che è rimasto molto e che sei riuscito ad avere anche dei complici. Ah. Ha parlato di sua nonna che l'ha accompagnata. Ah. Ha detto che pensava che la salutassi velocemente, invece ti sei fermato. Infatti l'ho fatto anche bella sorpresa a lei perché... Era solo la sua amica che lo sapeva e per quello è stato anche molto bello perché è stata una grande sorpresa, messa a piangere tutto e sicuramente se penso indietro è stata la decisione 100% giusta perché è un momento di ricordare, sai, il Giro d'Italia e il ciclismo è molto importante per noi due e per quello è anche la scelta giusta di avere come ricordo. Se non ci sono altre domande, direi che siamo giunti alla conclusione. Mikkel, noi ti ringraziamo veramente tanto per la tua disponibilità e ti facciamo ancora le congratulazioni per quanto è successo al Giro, insomma. E grazie davvero e non mi resta che salutare la mia collega Kimberly Scaini. Ciao a Kim. Tutti, grazie di averci seguito. E niente, ci vediamo alla prossima puntata di A Tu per Tu e stay tuned. Grazie mille per far l'intervista e grazie mille a tutti per aver seguito C'era una volta questa sera. Grazie a te Mikkel, grazie. Grazie mille, ciao ciao.